e i padroni dell'universo. Io sono Adam, principe di Eterni, difensore dei segreti del castello di Grayskull. E questo è Kring, il mio amico coraggioso. Poteri straordinari e favolosi mi furono donati il giorno in cui innalzai la mia spada magica gridando: per il potere di Grayskull! Grayskull! Amen! Potere! Da quel giorno Kringer diventò il temibile Battle Cage e io diventai He-Man, l'uomo più forte dell'universo. Solo tre persone conoscono questo segreto. La nostra amica maga, Duncan, uomo armato, ed Otto. Uniti, difendiamo il castello di Grayskull dalle forze malefiche di Skeletor. Piccola mia, bene, bene, e ora due insieme, forza! Oh, avete visto? Oh mio Dio, wow! Oh. È stato uno spettacolo veramente stupendo. Sì, hai proprio ragione. Ah, molte grazie, sono contento che vi sia piaciuto, Queste comete sono mie amiche e la mia magia non è altro che il prodotto dell'affetto che ho per loro. Non ci sono altre comete come queste nell'universo e questa è la mia cometina preferita, Ludus. È molto timida, sapete? Mi ricorda qualcuno. Sì, e se vuoi saperlo mi fa pensare a te, piccolo amico. Forse hai ragione. Dici che potremmo giocare insieme qualche volta? Ma certo, Orco, potrai giocare insieme a Ludus ogni volta che lo desidererai. Oh, grazie. Possiamo vedere ancora qualche numero, Zagraz? Per favore. Ma certamente. Via, amiche mie, è ora di fare il bis. Ah, è meraviglioso. Fantastico. Eccezionale. Oh, oh. Accipicchia. Che bello. Sì, è davvero stupefacente. Ma guarda che spreco, ci gioca con le comete, possiede quell'immenso potere e ci gioca! Ma Skeletor, non ti ricordi in che guaio ti sei cacciato l'ultima volta che hai tentato di usare una cometa? Già, e inoltre il vecchio Zagraz è l'unico in grado di controllare quelle piccole graziose comete. Pensate che un tempo la cometa cosmica era di una malvagità senza limite ed era facile controllarla. Aspettate, sì, sì, ho trovato! Ascoltatemi bene, ho avuto un'idea deliziosamente cattiva. Tutto ciò che devo fare è riuscire ad ottenere il controllo su Zagraz e quindi su tutte le comete. Vuoi dire che pensi di attaccare il castello di Grayskull con le comete? Certamente, faccia viola. Adesso andate a prendere Zagraz e portatemelo qui. Mi sento molto meglio quando sto per compiere una cattiva azione. Arrivederci, Zagraz, e grazie ancora per lo spettacolo. Sono felice che siate venuti. Sapete, non mi capita spesso di avere ospiti. Tornate presto! Lasciami! Sta fermo, vecchio! No, sta fermo tu, invece. Le comete, fermati! Ti prego, le mie comete hanno bisogno di me! Benvenuto alla montagna del serpente, sono onorato di averti come mio ospite. Risparmia pure questi convenevoli fasulli, le comete impazziranno senza di me, stai commettendo un gesto sconsiderato. Non è forse quello che faccio sempre? Voglio che tu adoperi le tue comete per aiutarmi a sconfiggere i men, entrare così nel castello di Grayskull. Mai, tu devi assolutamente lasciarmi libero, per l'amor del cielo. Mai e poi mai farò qualcosa per amor di qualcuno. Tutto ciò che faccio è soltanto in onore del male.
Ma in ciascuno di noi c'è pure un po' di bene. Non certo in questo corpo. Ma quando lo capirete, adorabili, tutto cuore, io sono assolutamente, irrimediabilmente malvagio. Vivo per essere cattivo, non mi preoccupo per nessuno e nessuno si preoccupa per me. Ma questi non sono tuoi amici, forse? Sta attento a quello che dici. Non osare mai più chiamarmi amico. Visto? Sei convinto? È così. Anche loro mi odiano. Ma la cosa che è più importante è che hanno molta paura di me. È così che mi piace. Ci si può fidare solo di qualcuno che ti teme. Sei terribile. Come possono esistere esseri così malvagi al mondo? Ah, oh, mi lusinghi, guardiano di comete. E a proposito di comete, tu adesso userai le tue per aiutarmi, altrimenti ti terrò prigioniero nei miei sotterranei per sempre. Adoro guardare il panorama da questo balcone. Anch'io, è tutto così riposante e tranquillo qui. Guarda, Zagras sta giocando di nuovo con le comete. Che strano. Dovrebbe essere possibile vederle da qui. Mi domando che cosa stia accadendo. Sì, Duncan, dimmi, cosa c'è? Penso sia meglio tu venga giù subito. C'è qualcosa di strano, sono in laboratorio. Arrivo immediatamente. Le comete di Zagraz vagano come impazzite. È proprio questo che mi ha preoccupato. Non si può prevedere quali effetti possono causare queste comete. Hai provato a metterti in contatto con Zagraz? Sì, ma senza nessun risultato. Forse tu e Tilo dovreste andare alla sua montagna. Potrebbe essere in pericolo. Guarda, quella si dirige verso l'oceano. È davvero una fortuna che non ci siano delle persone là fuori. La cometa è troppo vicina all'acqua. Provocherà un'ondata enorme. Ma in questo modo le comete distruggeranno Eternia. Quell'onda gigante è solo l'inizio. Quelle comete causeranno cicloni e valanghe e chissà cos'altro ancora. Guarda che disastro, Duncan. Maremoti, tempeste di sabbia, valanghe. Fortunatamente per ora nessuno è rimasto ferito. Le comete hanno attraversato zone disabitate. Oh no, una delle comete sta venendo da questa parte. Presto, qui serve i men. Per il potere di Grayskull! Il potere di Grayskull! A me il potere! He-Man, ma che ci fai? Non ho tempo per spiegartelo. Mi serve il tuo aiuto. Ah, certamente. Andiamo. Non sarà una cosa facile. Quella cometa sta zizzagando nello spazio come impazzita. Che hai intenzione di fare? Devo assolutamente fermare la cometa. Ma come farai? Oh, non vorrei mica saltarci sopra. Sì, ci proverò. Adesso cerca di raggiungerla. Accostati ancora un po'. He-Man! Devo riprenderlo. He-Man, tutto bene? Sì, solo che quando lei ha fatto zig, io ho fatto zag. Colpirà quella torre! Portami giù, presto! Non c'è tempo, devo saltare! Vederò più tardi ad aggiustarla. È tutto a posto? Sì, sto bene. Ma dobbiamo andare subito alla montagna di Zagraz, prima che succeda qualcos'altro. Riesci a vedere la montagna? Non vedo assolutamente niente. Oh!
brutto presentimento che Zagraz non sia qui. Ma come sei diventato intelligente, ammasso di muscoli? Scheletro! Già, propria io! Così siete venuti a cercare il vostro amico, eh? Beh, non c'è nessuno in casa, Zagraz è con me! Se solo osi torcervi un capello! Perché dovrei? Io e Zagraz siamo soci, finalmente! E mi ha promesso che mi aiuterà a conquistare Grayskull! Il gioco è arrivato alla fine, Imen. Spero che tu sappia perdere con stile! Non posso pensare che Zagraz si sia alleato con Skeletor. Skeletor sta bluffando, ma Zagraz potrebbe trovarsi in una brutta situazione se non collaborerà. Attento! Quella cometa si dirige verso di noi! Imen, sei sulla sua traiettoria! Scappa, presto! È la prima volta che gioco a rimpiattino con una cometa. Tu non puoi giocare qui, sulla Terra. Perché non fai la brava e te ne torni in cielo? Vai via, ho detto! Sei stato davvero eccezionale. Eccone un'altra! Smettiamola di giocare ad acchiappa la cometa e andiamo alla montagna del serpente. Perché hai detto una bugia, Imen? Lo sai bene che io non sono tuo socio. Lo diventerai, non appena avrai recuperato il buon senso e farai come ti dico. Ah, non ti illudere, non ti aiuterò mai. Skeletor, ci sono degli intrusi qui dentro. So io cosa significa. Amen. È naturale che Amen. Si dice che due teste siano meglio di una, ma io sono convinto del contrario. Pensavi forse che Amen non si sarebbe fatto vivo? Vuoi che provi il mio nuovo sistema di difesa? Ma no, voglio che tu gli apra la porta principale invece, idiota, certo che voglio che tu difenda la montagna del serpente. Non credo che tu abbia questo tipo di problemi con le tue piccole comete. No, di certo, le mie comete sono tutte buone. Ancora per poco. Ecco la montagna del serpente. Ma attenzione, Skeletor ci starà aspettando. Raggio magnetico azionato, signore. Il Rider si è fermato. Stiamo precipitando, tieniti forte. I comandi non rispondono. Andremo a infiltrarci su quelle punte acuminate. Ho un'idea, speriamo bene. Devo arpionare uno di quei grandi corni. Tieniti forte. Tutto bene? Spavento. Sì, sto bene, ma stiamo affondando. Aggrappati a me. Ci sono. Sbrigati, sta sprofondando. Il fango non rende certo le cose facili. Sono finiti nella palude. Vuoi che li raggiunga? Sì, sì, sempre che riusciate a trovare l'uscita, teste di legno. Non mi piace proprio quando mi prende in giro. A me non piace e basta, ecco. Il Rider avrà bisogno di un bel bagno quando torneremo a casa. Questo è poco ma sicuro. Andiamo adesso. Non sarà facile arrivare alla montagna del serpente attraversando la palude. Siamo l'unica speranza di salvezza per Zagraz. Dobbiamo liberarlo a tutti i costi. Hai gli occhi ben aperti. Imen deve essere precipitato da queste parti. Eccoli là. Ci hanno visto. Dividiamoci, non possono seguirci entrambi. Qui non riusciranno a prendermi.
no, attento! Tienti forte adesso, ci penso io! Si è nascosto dietro quella roccia! Ivan! Avete finito di giocare, voi due? Prendiamolo! Sì, giusto! Che schifo, sono caduto nella mel! Meglio tu che io! Nel loro veicolo sarà facile entrare nella montagna del serpente. Prego, lasciami andare via. Tu devi farlo prima che le mie comete distruggano Eternia. Lo farò, soltanto quando le dirigerai contro il castello di Grayskull. Non posso, non posso. Se lo facessi significherebbe la fine di tutto. Accadrebbe comunque prima o poi. Se una delle tue comete colpisse Grayskull, allora sarebbe la fine. Aiutami a farlo adesso e salverai il resto del mondo. Perché poi rimanga tu a governarlo? No, non puoi chiedermi questo. Bene, vedrà di convincerti. Non ci riuscirai, Skeleto. Iman, chi ti ha fatto entrare? La porta era chiusa a chiave. Siamo entrati da soli e credo che tu abbia bisogno di una porta nuova. E adesso lascia libero Zagraz. Non ci penso proprio, la vuoi? Allora, come sempre, dovrai batterti per averlo. Combattere la tua occupazione preferita. Invece ti sbagli. Pensa di più a come dominare su Eternia che a combattere. Credimi, combattere è poco più di un hobby per me. Tu sei convinto che solo con la forza si ottengono dei risultati, ma convinciti che non è il modo migliore per appianare le divergenze. Io penso di sì. Ecco perché perdi sempre. Stavolta no. Hai rotto il mio bastone. Non imparerai mai. Finché ci sarò io, non lascerò che tu faccia del male a nessuno. Guasta feste, ammasso di muscoli. E adesso? Ancora guai? Mi chiedo che cosa possa essere. Che sta succedendo? Ma quella è Doodles. Come avrà fatto ad arrivare in quest'angolo sperduto di Eternia, eh? E viene proprio in questa direzione. È un altro dei tuoi trucchi? No, io non ho nessun potere quando sono legato, sapete? Non preoccuparti, senza di te non potrà controllare la cometa. Non mi serve il suo aiuto per fermare un'insignificante cometa, lo farò da solo! Non osare farle del male! Levati! Fate largo, ecco che arrivo! Arrivo! Oh, la mia cometina preferita, Lunders! Non preoccuparti, piccolina. Andrà tutto bene. Sei libero, Zagraz. Ora dobbiamo tornare alla tua montagna. Mi dispiace, Iman, ma non riesco a pensare ad altro che alla mia povera piccola cometa. Poverina, è sempre stata così timida. Avete visto com'è stata coraggiosa oggi? Avete visto tutti, sì o no? Sì, è vero. È stata molto coraggiosa. Sentirò la mancanza del suo canto. Doodles! Oh, Doodles, tu stai bene! È ancora qui quella piccola palla impertinente. Doodles, dove vai? Ah, no, ancora tu di nuovo! Zagraz! Ah, io odio le comete, odio il fango! Oh, non è che si stia poi così male! Sì, è vero, basta soltanto farci l'abitudine! Chi vi ha chiesto niente a voi? Finalmente a casa, amiche mie! Finalmente a casa!
fantastico, Zagraz. Oh, è soltanto un gioco da ragazzi. Quello che conta è che sono di nuovo a casa con le mie amiche. E in special modo con la mia piccola Doodles. Doodles, piccolina mia cara. Doodles, cara, bella Doodles. Eccola qua.